Buongiorno Presidente. Sì, sono di là. Siamo qua. Siamo tutti qua. Dai, siediti. Hai una domanda per il Presidente del Consiglio? Do you speak English, Matteo? No, non questa, un'altra. Come ti sento? Se ne va, un'altra. Nice to meet you. My name is Shish. Allora, buongiorno a tutti. Ci ha parlato 8 volte oggi. Grazie. Lo considero un fatto positivo, sono grato a Jean-Claude per questa valutazione, sono grato alla sua commissione. Per la prima volta si dice chiaramente che gli investimenti, quelli giusti, quelli approvati, quelli che hanno un senso per il futuro dell'Europa, sono sbloccati dal patto di stabilità, sono scomputati dal patto di stabilità. Lo ritengo un piccolo passo avanti per l'Italia, un grande passo avanti per l'Europa. Mi è piaciuta questa, eh? Non voglio sorvegliare il signor Renzi, perché se ho ben capito avrei da lavorare fino al 2029 e non ho voglia di aspettare, ma sicuramente ci sarai ancora nel 2029, penso. Io no, ma tu sì, sei bravo. La stabilità del Lussemburgo non è più quella di una volta. A Brisbane, visto che il Presidente del Consiglio l'ha appena menzionato, abbiamo appunto discusso tra il governo italiano, il primo ministro, il ministro delle finanze e il vicepresidente Dombrovskis, io una serie di argomenti legati al bilancio, importanti per l'Italia e per l'Europa. Abbiamo ricevuto una lettera del governo italiano, il governo italiano si impegna a fare determinate riforme strutturali e vedremo all'inizio di marzo quale sarà la posizione che adotteremo. Io ho detto a una televisione italiana o inglese, ecco a lei signora, che ho piena fiducia nel primo ministro italiano. Non c'è dubbio, per quanto riguarda la posizione dell'Italia, che proprio l'Italia, che è un paese che in questi anni si è sempre battuto per convinzione, per l'importanza dei rapporti economici bilaterali che ci sono tra Italia e Turchia, per tanti interessi storici comuni che abbiamo peraltro confermato qualche giorno fa anche con la visita del Presidente del Consiglio in Turchia, proprio perché abbiamo le carte in regola. E nessuno ci può accusare di avere degli atteggiamenti pregiudiziali nei confronti della Turchia, con altrettanta chiarezza diciamo che ci sono alcuni diritti fondamentali, tra i quali il diritto alla libertà di espressione, che fanno parte dei valori fondamentali dell'Unione Europea, e quindi noi non vogliamo fare la lezione a nessuno, ma facciamo presente che per l'Unione Europea questi sono principi fondamentali e inderogabili. La votazione è chiusa. La risoluzione è approvata. Io penso che questo sia un giorno storico e che tutto il Parlamento abbia fatto una votazione importante ai fini dell'apertura di un negoziato libero dai condizionamenti degli estremisti e dei fondamentalisti. Il mio gruppo ha lavorato tantissimo, con pazienza, con equilibrio e con passione, ma voglio dire che questa è la vittoria non di un gruppo politico, non di una parte, ma di tutto il Parlamento europeo,
perché questa è la vittoria della pace. E oggi come Parlamento abbiamo preso una decisione importante. Vogliamo che ci sia una soluzione dei due Stati in pace, un Israele e una Palestina che vengano riconosciuti da tutti, e vogliamo che questo venga riconosciuto anche dall'Europa. Oggi ho l'impressione che quelle riunioni non abbiano mai avuto luogo. Terzo, abbiamo voluto presentare di fronte a voi il programma di lavoro della Commissione piuttosto che presentarlo alla stampa. Non si commenta qui quello che abbiamo detto noi, si commenta... Non è un comportamento opportuno nel Parlamento, per favore rimuova. Prego, Presidente Juncker, continui. Capisco anche i discorsi fatti in lingua, non c'è bisogno di mostrarmi i fumetti o le bandiere.